Puoi vincere skin pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? Molto semplice, basta iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video con tutti quanti i tuoi amici e infine mandarmi la richiesta su un account dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite e inoltre ricordo se vuoi anche supportarmi all'interno del negozio oggetti inserendo il mio codice creatore Daccini. Tutto quanto grande, tutto quanto piccolo e se ti va mandami la foto su Instagram così andrò a ripostare. Ma Prince col video andiamo appunto a regalare questa bellissima skin difensore scarlatto proprio ad un fortunato fra di voi che ovviamente è iscritto al canale con la campanella attiva. Lascia sempre un bel like e non si perde mai nessun video che viene fatto qui all'interno del canale. Il fortunato è esattamente Fabio Pullano, quindi complimenti a te, facciamo in questo modo. Acquisto un dono, invio dei regali in corso. Vediamo se ti arriva e ha inviato un dono a Fabio Pullano, quindi complimenti a te, spero ti diverta con questa bellissima skin. Inoltre, chi vuole può anche supportarmi qui all'interno del negozio oggetti inserendo il codice creatore Daccini, tutto quanto grande o tutto quanto piccolo. Se lo inserisci, fai accetta e mandami la foto su Instagram o taggami così ti andrò a ripostare. Bene, a tutti in questo nuovo video, benissimo, molto presto finalmente vedremo arrivare in questa Season 7 un nuovissimo veicolo a tema alieni. Infatti, come ben potete leggere dal titolo all'interno di questo video, andremo proprio a vedere tutte quante le informazioni inerenti a un nuovissimo veicolo jet alieno in arrivo in questa nuovissima Season 7 di Fortnite. Però prima di cominciare col video, mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi attivando la campanella per rimanere sempre aggiornati su questi tipi di video e soprattutto condividi con tutti quanti i tuoi amici, almeno anche loro vengono a scoprire tutte quante queste informazioni su questo nuovissimo veicolo jet alieno che molto presto vedremo arrivare all'interno di questa Season 7 di Fortnite. Quindi partiamo subito e senza perdere altro tempo andiamo a vedere tutte quante queste notizie appunto all'interno di questo video che sono davvero tantissime, ovviamente sia inerenti a questo nuovissimo veicolo ma anche inerenti ad altre cose che stanno accadendo in gioco e molto presto arriveranno anche all'interno di questa season. Partiamo subitissimo perché già nei precedenti giorni vi andrei a mostrare una nuova arma che è esattamente l'arma Covinator e quest'arma è visibile, l'abbiamo anche vista all'interno del trailer di questa season. Infatti abbiamo finalmente alcune statistiche, alcuni valori di danno di questa nuova arma che molto presto verrà inserita forse tramite il prossimo aggiornamento, cioè la patch 17.20. Andiamo a leggere questa notizia e appunto questa notizia ce la va a riportare il leaker Hypixel. Incominciamo subitissimo a leggere. I valori di danno pianificati per il prossimo Covinator. Infatti i piccoli oggetti faranno 50 di danno. Oggetti medi 100 di danno, grandi oggetti 200. Qui in pratica potremo sollevare gli oggetti e lanciarli addosso ai nemici. Quelli più piccoli faranno meno danno, mentre quelli più grandi faranno anche fino a 200 di danno. Quindi un'arma molto molto interessante. Quindi potremo utilizzarla per spostare e lanciare i veicoli addosso agli avversari, come ci ha anche fatto vedere nel trailer di questa Season 7. Poi il danno viene moltiplicato per il tipo di risorsa dell'oggetto, mattone per 1.1, metallo per 1.2. Comunque, queste sono le statistiche o almeno i valori del danno di questa nuova arma, di cui starete anche vedendo un gameplay in questo momento a schermo. Comunque, un'arma, come già detto, verrà implementata probabilmente il prossimo aggiornamento, anzi quasi sicuramente, visto che è presente nei file di gioco già dall'inizio di questa season. Andiamo avanti perché la collaborazione insieme alle Bronze Jeans, di cui già vi accennai nei precedenti giorni, finalmente sta per arrivare. Infatti, come già detto, il 14 di luglio dovremmo ricevere questa nuova collaborazione. E appunto apparirà nello shop la skin di LeBron James insieme a tutto quanto il suo set. All'intro della mappa a Calacredente, già in questi giorni si sta facendo avanti, comunque sta andando avanti il teaser di LeBron James. Infatti, ecco qui il teaser che è già apparso da un paio di giorni. E presto, forse appunto questo pomeriggio o domani, dovremo ricevere anche la seconda parte di questo teaser che è proprio un murales all'interno del campo di basket di Calacredente.
Quindi ecco qui il murales e comunque vi ricordo che nello shop del 14 o nello shop del 15 di luglio vedremo arrivare la skin serie d'icone di LeBron James che è stata confermata nei precedenti giorni e oltre a questa skin dovremo anche ricevere delle nuove sfide e molto altro. Quindi comunque questa collaborazione è più che confermata e molto presto riceveremo la seconda parte di questo a sorta di murales all'interno di Cala Credente. Andiamo avanti e incominciamo a parlare della notizia proprio inerente a questo video, la notizia più importante di questo video, che è proprio il nuovissimo veicolo alieno che molto presto verrà inserito all'interno del gioco. Infatti questo veicolo è stato proprio svelato tramite la schermata di caricamento che sarà una delle ricompense di Superman quando sarà disponibile. Andiamo subitissimo a leggere la notizia e infatti questo leaker ci fa scrivere: la schermata di caricamento di Superman ha stuzzicato i rapitori ed è molto probabile un suggerimento per altre navi che vedremo nell'evento, come puoi vedere ai lati. Quindi in pratica appunto all'interno di questa schermata di caricamento, oltre a vedere la nave madre, possiamo anche notare alcuni veicoli che sembrerebbe non ci siano attualmente in gioco. Infatti andando a zoomare ad esempio alla sinistra, possiamo appunto vedere questa sorta di jet alieno che esce dalla nave madre. Quindi è molto probabile che questi jet alieni vengano inseriti all'interno della mappa come nuovo veicolo alieno e come c'è da scrivere questo leaker potrebbero anche far parte dell'evento di questa season, l'evento finale, un po' come è successo anche nell'evento di Galactus. Comunque andiamo ancora a leggere perché all'interno dei file di gioco ci sono anche alcuni tasti speciali per un evento imminente e sono roll right e roll left. Per un veicolo, quindi in pratica gira a destra, gira a sinistra, qualcosa del genere per un veicolo. Quindi appunto all'interno dei file di gioco abbiamo anche alcuni comandi su come si potranno utilizzare questi nuovi jet alieni. Infatti potremmo girare a destra, girare a sinistra e quindi sembrerebbe molto confermato che appunto questi jet alieni che possiamo vedere all'interno di questa schermata di caricamento arrivino molto presto all'interno di questa stagione e potrebbero anche far parte dell'evento finale. Fatemi sapere cosa ne pensate, comunque sarebbe un veicolo molto interessante che si andrebbe ad aggiungere a già le navicelle aliene che abbiamo attualmente in game, però comunque questi jet potrebbero essere ancora più interessanti di queste navicelle aliene. Speriamo appunto che vengano implementati tramite i prossimi aggiornamenti, ma comunque sembrerebbe che siano abbastanza confermati. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ed infine chiudiamo questo video con quest'altra notizia, perché sempre il leaker Hypixel ci va a scrivere: come ho trapelato prima, molto probabilmente saremo in grado di raccogliere i parassiti alieni verso la fine della stagione e il loro stack massimo sarà di 2. Potrebbero avere altri effetti quando vengono lanciati contro le persone, non abbiamo ancora idea. Quindi in pratica verso la fine della stagione, già in game c'è una sorta di bug che ci va a mostrare questo, comunque saremo in grado di raccogliere i parassiti alieni da terra e li potremo utilizzare per lanciarli contro altre persone. Quindi comunque una cosa molto importante, molto interessante che verrà introdotta all'interno della season, ovviamente verso la fine. Quindi stiamo parlando di ancora un po' di aggiornamenti, un po' di settimane. Quindi questo è tutto, appunto fatemi sapere qui sotto i commenti cosa ne pensate di questo nuovissimo veicolo alieno, se vi interessa, se non vedete l'ora che arrivi all'interno del gioco. Comunque è un veicolo molto molto interessante, secondo me ci potrebbe benissimo stare insieme a tutti quanti gli altri veicoli di questa Season 7. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi ricordo di lasciare un bel like per supportare il canale, iscrivetevi, attivate la campanella, condividete con tutti quanti i vostri amici, in questo momento a schermo starete anche vedendo due video, quindi cliccate su quello che vi interessa o preferite di più e noi ci vediamo all'interno di uno di questi video.